Ciao a tutti, io sono Sara di Hakuna Matata e benvenuti a questo nuovo tutorial. Oggi vi mostriamo come realizzare questa casetta fiorita e vi mostreremo come si realizzano due tecniche di fiori, una con il non vedo sfumato dei nastri di mirta e un altro con il cenci iridescente sempre dei nastri di mirta. Entrambi i progetti si possono realizzare anche con la stessa vedo e non vedo con la tinta unita oppure con i nastri cenciosi e divincenciosi sempre dei nastri di mirta. Il kit sarà disponibile sia sul nostro sito che su WhatsApp contattandoci al 349 465 6229. Trovate tutti i contatti nella didascalia del video e per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci anche su WhatsApp. Andiamo subito a vedere come si realizza. Ecco qua il nostro progetto nel dettaglio, quindi questo è il fiore che vi mostravamo prima visto più da vicino e questo è l'altro fiore fatto con il nastro. Quindi per questo tutorial non abbiamo bisogno né di fustelle né di altri macchinari tipo stampi o quant'altro, è tutto fatto a mano, è semplicissimo e andiamo a vedere cosa è incluso nel kit. Allora, noi adesso andiamo a fare l'altra versione, cioè quella rosa antico, e per il kit, nel kit sarà incluso la casetta in legno da 29 cm. Poi il nastro sufficiente per fare il fiore del vedo e non vedo sfumato, un tubolare in baclè per il bordo insomma della casetta, poi il nastro cenci iridescente sempre in tinta per l'abbinamento scelto e un pochino di botanica per arricchire un pochino il progetto. Allora, questo lo vediamo dopo, inizierei subito col farvi vedere il fiore, che questa è la nostra rosa regina. In tanti già la conoscerete perché comunque insieme all'acquisto del materiale diamo sempre anche la scheda per realizzare questo fiore, ma oggi ve lo facciamo vedere anche nel video che magari vi rimane anche più facile. Abbiamo già per praticità realizzato una prima corolla da 5 petali, ora ne andiamo a realizzare un'altra da 3 petali con i due bocciolini. Ecco qua, il cenci iridescente è alto 5 cm, quindi per questo fiore ci serviranno 8 petali più i due boccioli. Il nastro che ci occorre per il petalo misura circa 11-12 cm. Allora, poi comunque nel kit troverete il necessario per realizzare il fiore. Per fare questo fiore qui, ve lo faccio vedere con lo sfondo bianco che vi rimane più evidente, mi servirà un triangolo e poi lo vado a far risalire di nuovo sia da questa parte che dall'altra per ogni petalo, quindi questo non è fatto in sequenza ma ogni petalo è a sé. Quindi partendo dalla dimensione del nastro che mi serve per il petalo vado a fare, chiudo a triangolo, poi da qui tiro su questa parte verso l'alto. La stessa cosa la vado poi a rifare anche dall'altra parte, così e poi così. Quindi questa è la forma del petalo finita. Per chi vuole, per le prime volte ve lo potete fissare un attimino con una spilla. Io adesso per questioni insomma di video non lo faccio, però insomma potete fare anche mezza parte alla volta, quindi andate prima in giù poi in su e poi vado con ago e filo, fisso un attimino il mio fiore o con un nodo oppure passate due volte così molto velocemente, il filo non c'è bisogno che sia necessariamente in tinta, e poi facciamo una filza prendendo tutti i nastri, quindi tutte anche le piegature che abbiamo già realizzato, e tiro il mio petalo così. Poi nel frattempo faccio anche la parte sinistra, quindi chiudo verso giù e poi riapro verso su. Ecco qua, quindi poi faccio una filza continuativa fino al prossimo angolo, ecco qua, e qui di nuovo riprendo tutti i nastri, anche quelli che ho già ripiegato, e così fino alla fine del mio fiore. Tiro e poi quando andrò a tirare la filza mi verrà fuori l'effetto
con la spettinatura verso l'alto con le due punte. Quindi stessa cosa la vado a fare di nuovo per gli altri due petali, ecco qua, verso giù, verso su, poi prendo, io lo giro per praticità perché vado verso destra e vado a fare la mia filza. Continuo, ecco qua, vedete, l'importante è che fate la filza sempre dallo stesso verso. Se lo fate sempre dal retro vi verrà dritto, altrimenti vi viene un fiore al dritto, un fiore al rovescio, un petalo. Continuo per la mia parte dritta e poi vado a fare l'altra metà mancante, ecco qua, del mio fiore, che è triangolo verso giù e triangolo verso su. Una volta ripiegato continuo ancora con la mia filza. Questo lo ripetete per tutti i petali che volete fare della corolla. Quindi ad esempio questi avranno 3 petali, questa corolla già fatta, lo abbiamo fatto lo stesso lavoro per 5 volte. Se voleste fare un'altra corolla ancora da 7 petali, lo potreste fare sotto continuando con 7 petali sempre della stessa misura. Ecco qua, adesso rimane l'ultimo, mi ripiego così e ripiego di qua. Questo nastro ha la particolarità di essere anche iridescente, quindi ha tutte tinte neutre, sono disponibili diversi colori anche sul nostro sito per chi lo volesse acquistare anche solo il nastro, e ha questo glitter iridescente in tinta col colore del nastro, quindi in base al colore che scegliete ci sarà il glitterato in abbinato. Quindi ho realizzato le mie 3 petali, vado a unire l'inizio con la fine, quindi tiro bene e cerco di stringere bene il mio nastro. Prendete, mi raccomando, un filo per asole o comunque un filo bello resistente. Adesso facciamo un pochino di forza, ecco, e mi fisso il mio fiore così e chiudo, ecco qua. Questa sarà la mia seconda corolla, la vado un attimino a sistemare e poi ci ritroviamo tra pochissimo per fare il bocciolo. Per realizzare i nostri boccioli abbiamo già ritagliato 2 quadrati uguali identici, vado a piegare le due parti così in questo modo per creare un triangolo e poi vado a praticamente cucire le due parti che sono rimaste libere. Quindi sempre con una filzetta facilissima vado a fare il mio bocciolo così e poi scendo dall'altra parte, ecco qua, e questo sarà il mio primo bocciolino. Per chi magari le rimane più facile lo potrebbe fare anche con la colla, un puntino di colla, l'unica cosa che poi non vi si arriccia, quindi io comunque vi consiglio di fare un puntino a mano, lo potete fare anche continuato, fate il primo e il secondo insieme. Mi raccomando, prendete magari un millimetrino più all'interno rispetto a proprio la fine del nastro, perché comunque essendo glitterato un pochino potrebbe sfilare, la parte glitterata comunque rimane un pochino più sfilacciosa. Ok, adesso chiudo anche qui l'inizio con la fine del mio nastro, 1, 2, taglio tutto l'eccesso e i vari filetti che si sono formati. Poi con questi due petali, uno lo chiudo così e l'altro lo faccio abbracciare dall'altra parte, quindi puntino di colla e lo chiudo su se stesso stretto stretto, l'altro metto sempre la colla all'interno e questo lo faccio abbracciare un pochino così.
Ovviamente lo stesso fiore fatto con il nastro cencioso, quello da alto 8 cm, rimane un fiore molto più grande. Stessa cosa con il cencioso, quello più basso, da 4 cm, rimane ancora più piccolino. Per un progetto così andava benissimo una misura del genere. Adesso andiamo ad incollare il bocciolo sulla prima corolla, quindi vado a mettere un po' di colla sulla base del mio bocciolo e lo vado a far coincidere con il centro della prima corolla, quella che abbiamo appena fatto con 3 petali. Quindi lo faccio bello stretto, così mi rimane un pochino più chiuso. Una volta che la colla ha aderito, vado a mettere sempre la colla sul retro, questa volta della corolla da 3 petali, e la vado ad inserire su sopra quella da 5, cercando possibilmente di sfalsare il mio fiore. E questa è la mia rosa regina, in questo caso una reginetta perché il nastro è più basso. La rosa regina l'abbiamo fatta soprattutto con il nastro cencioso da 8 cm. Questa è la versione leggermente più piccolina, è deliziosa anche come spilla o anche comunque per altri usi. Comunque questo nastro, volendo, ci potete mettere un altro pezzo di nastro dietro, una spilletta, e avete fatto un altro progetto, insomma. Ok, questo primo fiore l'abbiamo visto, un attimo lo accantoniamo e andiamo a vedere il secondo fiore. Allora, per fare il fiore questo qua con il vedo e non vedo sfumato, come vedete già l'abbiamo impostato, e nel kit troverete la larghezza del nastro per tutta l'altezza del tessuto e dovete creare dei quadrati tanti quanti ci arrivano per l'altezza. Quindi ad esempio questi sono da circa 11 cm. Dovete fare tanti quadrati da 11 cm. A questo punto andiamo a stondare il nostro petalo, quindi faccio, lo piego più volte, tanto comunque il tessuto è leggero. Quando arrivo a questo punto vado a fare una stondatura leggera per creare il nostro cerchio. Quindi anche qui non c'è bisogno di stampi o qualsiasi altra cosa, basterà piegare il quadrato. Questo è un raso molto morbido, anche adatto per abbigliamento per chi lo volesse, quindi anche qui ci potreste fare la spilla abbinata al tessuto. Questo è il non vedo, ma è anche disponibile il vedo, che invece è uno chiffon. Ok, taglio l'eccesso, a questo punto avrò tutti i petali così, li passiamo sulla candela velocemente, giusto per dare quel tocco un po' vintage che mi arriccia un pochino il petalo, perché tanto comunque essendo un raso state attente a non bruciarvi. Molto velocemente, deve essere giusto un passaggio velocissimo su tutti i petalini che abbiamo ritagliato, che abbiamo fatto uscire dal quadrato. Ecco qua, uno è fatto e facciamo anche l'altro. Ecco qui. Quindi andrò a fare velocemente questo passaggio, giusto per fare arricciare il petalo, e poi sempre con una filzetta andrò ad unire tutti i petali. Questa volta è continuativo, quindi non ci sono corolle, basterà che lo facciate di seguito. Quindi io c'ho già la mia corolla impostata, togliamo la candela che ha fatto il suo scopo. Adesso lo ripiego in 4 e vado a pizzicare, anzi per chi lo volesse, che rimane più facile, lo possiamo anche, ecco qua, anche piegare solamente in 2 parti, poi da qui facciamo la filza, così rimane anche più voluminoso il petalo. Cercate, esatto, di prendere la parte più larga del nastro e vado anche qui senza fermare niente, semplicemente a fare una filza sul petalo doppio. Ecco qua, quindi un fiore fatto e andiamo a fare anche l'altro.
per chi volesse, noi abbiamo fatto in modo che, comunque, essendo il tessuto sfumato, abbiamo fatto in modo che la sfumatura si ripetesse anche all'interno del petalo. Però se volete lo potete fare anche casuale, perché poi comunque quando lo andiamo ad incollare l'effetto finale è carino lo stesso. Sul colpo d'occhio, se riuscite a scegliere la gradazione del colore tutta in fila, è anche più carino. Vedete voi come preferite. Ok, togliendo anche questo, andiamo adesso a pareggiare i petali. Quindi l'inizio deve essere sempre più tirato e la fine sempre un pochino più morbida. Cerco di mettere la mia cucitura dal dritto, ecco qua, per tutta la lunghezza del petalo, e vado con un puntino di colla anche qui, non sotto ma laterale, in questo modo pizzico e arriccio. Io lo prendo praticamente dal retro, con le mani, per un attimo sistemarmi il mio tessuto, e vado piano piano a chiudere la mia corolla. Quindi l'inizio cercate di farlo un pochino più stretto e poi dopo andate un pochino più morbide mano a mano che cresce il tessuto. Ecco qua. Quindi adesso, senza tirare troppo i petali, vado a creare. È un pochino delicato questo passaggio, fatelo con calma, perché tanto questi lavori vanno fatti con calma, non si può far prendere dalla fretta. Ok, ecco qui. E questo è un progetto che può essere adatto sia per la bella stagione che magari per l'inverno, perché comunque è una casetta fiorita. In base al colore dei fiori che scegliete, potete renderla più o meno invernale, più o meno primaverile. Ecco qua. Finiamo con l'ultimo pezzetto, quindi il mio fiore finirà con la parte più scura. Aspetto un secondino che mi si asciuga la colla ed ecco il nostro fiore in tutto il suo splendore. Ve lo metto anche qui. Vedete la parte più scura come si riflette con quella più chiara? Rimane il centro un pochino più a rilievo e il retro pulito, quindi anche questo potrebbe essere una bellissima spilla. Ora che abbiamo realizzato tutte le parti del nostro progetto, non resta che assemblarlo. Quindi, prendendo spunto magari per chi volesse dal nostro progetto, oppure lo potete personalizzare come volete, lo potete fare anche verso l'alto la decorazione, noi abbiamo scelto di farla così. Nel caso del progetto giallo c'è l'effetto cashmere, questo tubolare qua, mentre per la versione rosa antico abbiamo scelto questo baclè, che è in tinta perfettamente con i nostri fiori e gli altri materiali. Allora, vado a seguire la parte praticamente stondata della mia casetta e con un puntino di colla seguo il perimetro fino in fondo, finché ho il nastro. Il nastro anche è a misura, quindi non vi avanzerà niente e non vi mancherà niente. Ecco qua. Tanto qui nell'angolo rimarrà nascosto perché poi ci facciamo la decorazione. Come sempre partiamo dal fiore più grande, poi continuiamo col fiore più piccolo e la botanica la andiamo a mettere in un successivo momento, quando abbiamo già impostato e dove vogliamo dare un attimino di schiarita. Quindi inizio con abbondante colla a caldo sulla base e vado proprio a ricoprire il mio angolo, così da nascondere tutti gli eventuali parti nascoste, e le vado un attimino a modellare. Qui di fianco ci mettiamo la nostra rosa reginetta, aggiungo un pochino di colla. Anche la pistola calda è disponibile in negozio, intanto ce la chiedete perché questa è molto comoda, ve lo dico. Poi per qualsiasi domanda rimaniamo a disposizione anche su WhatsApp,
al 349-465-6229. Trovate il numero anche nel video. Quindi abbiamo messo anche il nostro secondo fiore e poi ci andiamo a mettere un pochino di botanica qua e là, magari un rametto qua appena sceso, ci mettiamo una foglia un pochino più grande, questa è il Dossinia di Rencalic, questo lo possiamo andare un attimino ad accorciare in modo da seguire questa angolatura qui. E poi un pochino di Nuage, questa è un'altra botanica sempre di Rencalic, che mi va a riempire il progetto. Eccolo qua, in tutto il suo splendore, dopo le andremo ad incollare, comunque già impostato così. Una volta impostato, piano piano andate ad incollare tutti i vari pezzetti, ovviamente poi ve lo potete ritagliare se vi piace i pezzettini più piccoli, li potrete andare a ritagliare a loro volta. E questo è il nostro progetto della casa fiorita. Sono disponibili queste due versioni, la versione gialla e la versione rosa antico cipolla. La trovate sul nostro sito merceriahm.it sulla sezione kit, oppure potete contattarci anche su WhatsApp al 349-465-6229. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, vi chiedo di condividerlo e di mettere un like, e per qualsiasi ulteriore informazione potete sempre contattarci. Vi ricordo che siamo presenti su tutti i social, Facebook, YouTube e adesso anche su TikTok. Potete aggiungerci, ci chiamiamo Hakuna Matata Merceria Ancona. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.